Iniziamo la seconda parte del concerto con un canto legato alla Seconda Guerra Mondiale. Gli alpini non avevano ancora fatto in tempo a tornare dalla campagna di Grecia, che l'anno dopo sono stati catapultati su un altro fronte, quello russo. Sono partiti nell'estate del 42 e gli alpini si trovano là. Ma passano i mesi, non è più estate, e arriva il più alto comandante dell'armata russa, il generale Inverno. E saranno proprio il grande gelo dell'inverno russo e l'equipaggiamento non adatto ai nostri soldati che faranno soccombere gli alpini. Partirono in 55.000 delle divisioni Cuneese, Tridentina e Iulia. Quasi 35.000 furono i morti e dispersi, quasi 10.000 i feriti e i congelati. Io Scala Rossa è il canto di quegli alpini disperati che cercano di tornare a casa. Io Scala Rossa è il brano che più di ogni altro esprime la misericordia, l'empatia, la pietà che una persona può avere nei confronti di un'altra. Io Scala Rossa era una ragazza russa, ma rappresenta tutte le persone che hanno fatto un minimo di bene per quei soldati disperati. Io Scala Rossa è stata tutte le donne, le mamme, le mogli, le morose e le sorelle di quegli uomini che indossavano scarpe di cartone in mezzo alla neve della steppa russa. Io Scala Rossa è colei che ha l'ingrato compito di seppellire chi non riuscirà a portare a termine il proprio cammino. Oh.
sia. Oh. Iosca, 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 salta la mura, finché la dura, oh. Iosca, 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 salta la mura, maracon mio. Iosca, 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 salta la mura, finché la dura, oh. Iosca, 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 salta la mura, maracon mio. C'è bisogno di essere alpini per associare il capitano della compagnia alle penne nere. Questo canto corale alpino ripercorre sempre le note della tradizione e ogni volta tocca le corde dei sentimenti. Questa melodia famosissima non ha trasferito in musica una semplice fantasia poetica. Tutto quanto è avvenuto realmente. Ed è avvenuto molto tempo prima di quelle che sono le vicende degli alpini. È il derivato di un'antica ballata composta dai soldati del marchese di Saluzzo in occasione della sua morte a causa di una ferita riportata durante l'assedio di Aversa nel 1528. Dopo 4 secoli è stata adottata con alcune varianti dagli alpini che in questa melodia si riconoscevano quel testamento che in guerra in realtà li consolava e venivano consolati dalla mestizia di questo canto e venivano consolati anche un pochettino dalla nostalgia per i bei momenti della vita. Il testamento del capitano. Suoi alpini
che si ricordi del suo primo amore. L'ultimo pezzo alle montagne, che lo fioriscano di rose e fior. L'ultimo pezzo alle montagne, che lo fioriscano di rose e è un assassino. Finali lunghissimi. Dopo, se vogliamo parlare di romanticismo, sì, parliamo di romanticismo. Dopo il romanticismo del Testamento del Capitano, vorrei tornaste con i pensieri alla canzone che abbiamo presentato all'inizio della seconda parte. Vorrei riportarvi a Josca la Rossa, vorrei riportarvi a quelli che sono state, che è stata la scenografia di Josca la Rossa: la steppa russa, l'inverno, la neve, il gelo, i soldati italiani sconfitti che cercano di rientrare a casa e alcuni di questi che non ce la faranno mai. La prossima storia è proprio quella di uno di questi soldati che rimane sepolto sotto la neve. Sono le ultime parole di un alpino morente, quasi un altro testamento. Le note di questa canzone esprimono sia la disperazione di chi non tornerà più a casa, sia la consapevolezza che ci sarà comunque un domani per quelli a cui vuole bene, nonostante tutto. Le parole di questo brano sono tristezza e al contempo dolcezza, disperazione e al tempo stesso speranza. Io resto qui.
sguardo e mi coprirà la neve. E voi che tornerete a casa, pensate qualche volta a questo cielo di Russia. Canzone, non serve presentarla, vi do solo un indizio: è il brano di montagna più famoso al mondo. La Montanara.
fate la fiore delle cime. Vediamo! ci vuole. Ti pago io. Quante volte dobbiamo farlo, signora? Torniamo seri, per favore. La Bergera è un notissimo canto piemontese cantato praticamente in tutto l'arco alpino occidentale. L'argomento, come già per le altre due canzoni che vi abbiamo proposto prima, Al Plan Canne il Sorelli e Belle Rose, parla proprio del filone pastorale dei canti popolari. Ed è un filone importante perché risale al Medioevo. Il gioco è sempre quello: la figura della graziosa pastorella che viene corteggiata da un giovane cavaliere, ma questa volta lo respinge e preferisce il pastore, il quale, per proteggere la sua bella dalle avance dell'intraprendente straniero, esce di casa e inforca la sua viola e, innamorato più che mai, fa danzare la sua pastora, la bergera. No.
Siamo arrivati alla fine e la finiamo chiamando aiuto. Questo è un aiuto su cui io posso contare, non come voi prima, che non avete azzeccato la Montanara. Chiamo Guido Antonini. Dov'è? Lo chiamo perché lui è un nostro fratello, è congedato della Tridentina, quindi dei nostri fratelli che cantano nei cori dei congedati delle brigate, quelli che fanno venire la pelle d'oro. Perché lo chiamo per questo pezzo? Perché il prossimo brano per noi ex coristi della Taurinense è un po' quella che è la colonna sonora della Naia. È la storia di un uccellino che impara piano piano, accompagnato dalla propria mamma, dapprima a mangiare, poi a volare e a procurarsi del cibo, fino al momento in cui deve abbandonare il nido. La simbologia è potentissima e l'accostamento tra l'alpino, l'useletto, che finisce la Naia e la propria mamma, i commilitoni che lo accompagnano alla carraia e lampante. E come lo accompagnano? Lo fanno proprio intonando questa canzone, con il congedo tra le mani e il viso rigato dalle lacrime, per non volersi separare da quella Naia che fino al giorno prima avevano maledetto. E come un uccellino che spicca al volo, anche i coristi ormai congedati affronteranno le incognite, le paure, le fatiche, ma soprattutto le immense gioie che la vita riserverà loro. Signore e signori, noi siamo i congedati della Brigata Alpina Taurinense e questo è Scappa Useleto. Yeah.
Signore delle Cime. Thank you.
Grazie.